600 bambini praticamente oggi sono a casa da 2 settimane, dall'inizio delle scuole, senza avere avuto nessuna comunicazione. Lunedì ci siamo presentati, come tutto penso il resto d'Italia, con i nostri figli e abbiamo trovato che le porte delle scuole erano chiuse perché mancano praticamente all'appello circa 30 maestre. 37 sezioni su 93 del comune, delle materne comunali, sono rimaste chiuse. Si sono dati appuntamento questa mattina alle 8.30. Davanti alla sede dell'assessorato alla pubblica istruzione c'erano insegnanti di scuola materna, genitori e bambini. Tutti lì per protestare contro chi ha chiuso le porte delle loro scuole. 27 sezioni delle scuole materne sono rimaste chiuse. Sono un'insegnante della scuola dell'infanzia, precaria da 18 anni. Dico, fino adesso si è lavorato perché comunque sia il comune in qualche modo e lo Stato ci ha garantito il servizio. Quest'anno 27 sezioni sulla carta, comunque, perché in realtà sono molte di più, sono state chiuse al comune di Palermo e noi praticamente per noi il nulla. Siamo a casa. L'ultima manovra finanziaria, infatti, vieta al comune di procedere ad assunzioni di personale e ai genitori non resta che rivolgersi ai privati. Cioè, l'assessore mi risponde scuola privata, ma scuola privata cosa? Chi se lo può permettere la scuola privata? L'alternativa alla scuola privata qual è? Nessuna alternativa. Non abbiamo avuto nessuna, ma a parte non abbiamo avuto nessuna comunicazione neanche per cercarcela l'alternativa. Non è che mi hanno detto ce li spostiamo. L'avvocatura del comune ha deciso che la scuola non è un servizio essenziale. Questa è la risposta dell'avvocatura. Questa è la risposta dell'avvocatura del comune più che dello Stato. Perché il comune, cosa da che fa ancora, diciamo, ridicola, i soldi in bilancio per la stabilizzazione delle maestre, per non creare tutto questo disservizio, ci sono 606.000 euro in bilancio. Cioè, la prima volta che c'è una bella tavola imbandita, di solito si deve sentire dire non ci sono i soldi, non ci sono i soldi. No, qua abbiamo la tavola imbandita e le mani legate per non poter mangiare. No, la cosa ridicola in tutto questo, mancano le maestre, mancano i bambini, ma le scuole sono aperte con tutto il personale all'interno, i bidelli che vengono pagati, le segretarie, tutto il personale all'interno delle strutture. Quindi le strutture, per le strutture si pagano canoni di affitto, si pagano gli stipendi, quindi che tagli sono? Il problema non riguarda soltanto le sezioni chiuse al momento, ma anche per le sezioni aperte, nel senso che nel momento in cui un insegnante di ruolo dovesse assentare, la supplente naturalmente non la si può chiamare, perché non esiste nessuna stipula contrattuale neanche per un giorno. I bambini sono invitati a stare a casa. In più i 20 bambini disabili che sono rimasti a casa. Non hanno avuto il diritto ad andare a scuola perché non si possono prendere neanche le insegnanti di sostegno.